Un'opera da lungo attesa dagli operatori economici isontini per agevolare i traffici su rotaia. Sarà realizzata la lunetta ferroviaria tra Gorizia e Nova Gorizia. La buona notizia arriva dal ministro dei trasporti Graziano Del Rio, che ha rassicurato con una lettera la senatrice goriziana Laura Fasiolo, autrice di un'interrogazione. Il finanziamento della lunetta è stato approvato il 7 agosto al CIPE, dove è stato siglato il contratto di programma di parte degli investimenti fino al 2021. Rivolto un'interrogazione al ministro Del Rio, che mi ha risposto sollecitamente, nel senso che ecco, questa è un'opera che è stata non solo prevista, è stata prevista e finanziata ovviamente insieme al corredo delle altre opere previste per il Friuli Venezia Giulia. Un'opera indispensabile per il rilancio dell'autoporto della SDAG. Si tratta di circa 8 chilometri di tracciato ferroviario, oggi utilizzabile unicamente da convogli merci lungo la linea obsoleta non elettrificata. Ma io penso che la posizione geografica confinaria e particolare rende la nostra realtà confinaria particolarmente importante, dotandola di una nuova struttura logistica che mancava. Insomma, era una ferrovia spezzata, un rapporto spezzato con la Slovenia. E adesso spetta una parte di lavoro alla Slovenia per la sua lunetta. L'intervento consentirà ai treni merci il collegamento diretto da Trieste e Venezia alla linea per la Slovenia e viceversa, senza necessità di inversione di marcia a Gorizia. Oltre a potenziali servizi in transito, la lunetta consente di collegare il terminal intermodale SDAG in maniera diretta con Monfalcone e ovviamente col porto di Trieste. Questo tassello all'interno di quella che è la svolta epocale per il porto di Trieste, dopo l'emanazione del decreto sui punti franchi da parte del ministro Del Rio.